Cari amiche e cari amici, innanzitutto grazie per questa presenza. Non è scontata, oggi probabilmente avete messo da parte tante altre occupazioni e impegni, siete qui, è un gesto di grande attenzione e non lo trascuro affatto, Valentino e Marco non lo trascuriamo affatto. C'è voglia di partecipare, di ascoltare. Io questa voglia la sto toccando con mano. E sono un po' di giorni che ho iniziato un itinerario, ho percorso già migliaia e migliaia di chilometri, nord, sud, ho incontrato migliaia e migliaia di persone. E il mio obiettivo è riossigenare il Movimento 5 Stelle, ma riossigenare l'intera politica e parlare con voi, incontrarvi, fermarsi nelle piazze, ascoltare tante storie. Delle volte un po' più velocemente, delle volte si ha il tempo per fermarsi un attimo anche su singole storie di vita, sofferenze personali, è il modo migliore per capire bene le esigenze, i bisogni vostri, dei cittadini di questo paese, prima di ripartire per bene. Noi abbiamo una grande occasione storica, abbiamo l'occasione di migliorare e trasformare questo paese. Adesso abbiamo anche i soldi, questa montagna di denaro. Grazie Presidente, grazie a lei. Vi ringrazio. Il fatto che lo continuiate nelle piazze a ripetere e a ringraziarmi, a ringraziare me, il Movimento 5 Stelle, che mi ha sempre sostenuto in questa battaglia, dimostra che il paese non dimentica, un paese che non dimentica, che ha una memoria, ha un grande futuro. I giornali hanno una memoria un po' più corta. È quello che si sa. Però, ed è, guardate, è incredibile questo divario. Voi che continuamente me lo ripetete, invece alcuni soloni che vanno in TV che si innervosiscono solo all'idea. Ma noi non ci preoccupiamo di questo. L'importante però, vedete, non possiamo neppure guardare solo al passato. Io dico sempre con un grande scrittore che il futuro ha un cuore antico, ma noi non possiamo fermarci a guardare il passato. Molti ancora mi dicono: Presidente, mi è dispiaciuto che non sei più a Palazzo Chigi, eccetera. Bene, però adesso, signora, lei che ha applaudito per primo, allora le voglio dire, venga qui. Però attenzione, noi abbiamo un'occasione storica, abbiamo una responsabilità, abbiamo un dovere. Se lavoriamo per il paese, vogliamo bene a questo paese, non possiamo fermarci a prima, non possiamo fermarci al fatto che i soldi sono arrivati. Noi li dobbiamo spendere bene, dobbiamo impegnarci tutti, partecipare tutti, e ci preoccupa, certo, ma preoccupa anche me, preoccupa voi, siamo tutti preoccupati. Questa è la più grande sfida per il paese. Poi possiamo stare giornate intere, possiamo discutere di tutto, ma se veniamo alla concretezza, il problema, alla ciccia come dice la signora, il problema è questo. Lasciamo stare, è stato o non è stato, la memoria ci serve, perché dobbiamo imparare le lezioni, non dobbiamo, se sono stati commessi errori non dobbiamo ripeterli, dobbiamo anche essere consapevoli che se ci avete dato un sostegno abbiamo fatto tante cose, se ci darete più sostegno possiamo fare ancora più cose. Quindi la memoria ci serve, però adesso dobbiamo discutere con voi cosa fare di questi soldi, e questa è la nostra sfida. Dobbiamo essere più presenti che mai, e l'atteggiamento che per fortuna io non riscontro, quello più pericoloso, è una sorta in qualcuno di rassegnazione. Vabbè, adesso i soldi ce l'hanno loro, no, i soldi sono nostri. I soldi sono nostri, non di Giuseppe Conte, ma neppure di Mario Draghi. I soldi sono di tutti noi e abbiamo la responsabilità, il dovere e il diritto
di partecipare a un progetto di paese e tanti progetti di comunità per questa comunità, perché siano spesi bene. Anche perché se noi iniziamo a ragionare, vabbè, tanto i soldi li spenderanno loro, si vede chi, come, i soliti gruppi imprenditoriali, no, non funziona così. I nostri figli ci chiederanno conto, ci chiederanno: mamma, papà, ma tu che hai fatto lì? Ma io non potevo fare nulla. No, io sono qui a dirvi che noi possiamo fare. Possiamo fare partecipando innanzitutto. La politica siamo noi. Non è che la politica si fa solo al Parlamento, Chigi, con tutto il rispetto, ma non si fa neppure solo nella sezione di un partito. La politica dobbiamo farla tutti insieme. E per questo anche che col nuovo corso del Movimento 5 Stelle abbiamo lanciato le nuove iscrizioni, abbiamo lanciato la costituzione di gruppi territoriali. Per chi non vuole iscriversi, abbiamo previsto anche forum tematici. Tu partecipi a un forum. Per Cisterna cosa serve? Qual è un progetto importante? Ebbene, costituite un forum anche se non siete iscritti al Movimento 5 Stelle. Dateci un contributo. Noi abbiamo bisogno di condividere con voi, perché le politiche dall'alto, i progetti dall'alto, no, qualche volta vanno bene, ma non sempre vanno bene. Non sempre vanno bene. Noi dobbiamo fare progetti, questi soldi vanno spesi per migliorare la vostra qualità di vita quotidiana. Se noi facciamo progetti faraonici, andiamo a consumare nuovo suolo, cementifichiamo a destra e a sinistra, noi dobbiamo innanzitutto rigenerare le vostre case per farvi risparmiare consumi energetici, per farvi risparmiare le bollette, i costi delle bollette, per darvi più sicurezza. E questo lo abbiamo già predisposto. Super bonus 110% edilizia gratuitamente, lo sapete, no? Perfetto. Ah, questa cosa è la prima cosa da fare anche per questa comunità. Poi avete un'altra possibilità: se sceglierete un'amministrazione che guarda il vostro bene, voi avrete la possibilità di lavorare con la nuova amministrazione che vi accompagnerà, addirittura per costituire comunità energetiche. E no, mo non fate selfie, però sto a dire. Poi come ti chiami? Mario, se tu ti perdi sta cosa della comunità energetica, poi è capace. E mo ti dico che possibilità. Sì, dopo ci facciamo i selfie per i figlioli. E i figlioli gli hanno detto di portare i selfie del presidente. Dopo facciamo la foto, Mario, però ascolta, questa cosa delle comunità energetiche, perché io vi assicuro, e potremmo fare la prova anche qui, che le informazioni neppure circolano. Noi abbiamo fatto tante misure, tante agevolazioni, e molti non ne approfittano perché non lo sanno. E allora io sono qui, nelle piazze, a portarvi anche queste informazioni. La politica la facciamo così. Comunità energetiche significa che già attualmente, con le agevolazioni, grandi agevolazioni, voi, case e condomini, potete diventare produttori, voi, di energia elettrica. Pianto fotovoltaico producete, e addirittura quello che vi avanza potete scambiare l'energia elettrica o venderla. E questo in modo strutturale, risparmio energetico, al solito, bolletta, che addirittura non vi costa un abbattimento forte dei costi. Col super bonus 110 e così via. Allora guardate, questa è la transizione ecologica di cui si parla. Noi abbiamo già predisposto la transizione ecologica, la dobbiamo realizzare tutti insieme. Dobbiamo investire nell'energia pulita, nelle rinnovabili. Noi non dobbiamo fare le cortesie alle grandi imprese che ci vogliono portare sulla loro strada. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare in questa direzione. E così la transizione digitale di cui si parla. La transizione digitale non deve essere fatta con le grandi imprese
gestori di comunicazioni e via discorrendo. Noi dobbiamo ottenere l'effetto finale che tutti voi possiate accedere a internet, che quando vi spostate potete continuare a collegarvi e a comunicare, che non ci siano interruzioni di campo. Ho visto Mario quando qualche volta uno parla dice giusto? E lì poi misuriamo il divario dei territori in Italia. Quando c'è stata, tu c'hai due figli, hai detto, due nipoti? No, figli, sono grandi, quindi non hai nipoti, però qualcuno che ha i ragazzi che vanno a scuola, avrete misurato la difficoltà di passare, tra l'altro da un giorno all'altro, che questa pandemia è stata terribile, ci ha sconvolto tutte le abitudini di vita. Da un giorno all'altro intere famiglie sono visti i figli in casa che devono partecipare a questa famosa DAD, didattica a distanza. E lì misuri con mano il divario, le diseguaglianze. C'era chi non aveva neppure i computer, c'era chi non aveva il collegamento e non funzionava. Allora, che cosa succede? Succede che le famiglie agiate vanno nel negozio, comprano queste macchinette wifi, comprano un computer in più ciascuno e hanno risolto il problema. Noi abbiamo subito fatto arrivare 100 milioni nelle scuole per distribuirli alle famiglie che non avevano ovviamente i mezzi per comprare un computer. Però ciononostante il paese non era preparato. Ci dobbiamo dire che ci sono state tante difficoltà. Allora vedete le diseguaglianze anche nel campo del digitale cosiddetto, dei collegamenti con computer digitali. Ecco, questo noi dobbiamo, quindi se tu progetti un paese, tu cerchi di rimuovere anche le diseguaglianze. E le diseguaglianze qui sono tantissime, sono generazionali, i nostri giovani rischiano di avere meno opportunità rispetto a quelle che abbiamo avuto noi. Perché? Perché iniziano tardi al mondo del lavoro, sono precari, fra un po' non riescono manco a accumulare il tempo per avere un trattamento previdenziale, pensionistico adeguato. A noi questi sono i problemi di cui ci dobbiamo preoccupare. Le donne rispetto agli uomini sono svantaggiate in molti luoghi di lavoro. Quando sento una donna, ma lei ha figli? No, non figli, perché non li posso avere? Fammi capire, perché mi stai chiedendo? Questo è il problema. Se c'è, noi, mi fa piacere quando nelle nostre liste del Movimento 5 Stelle ci sono anche persone con disabilità, come la nostra amica. Perché è importante? Perché, vedete, una persona con disabilità ti arricchisce la vita, ti porta a vedere la vita e i problemi di tutti i giorni da un angolo visuale differente, ti rende molto più ricco dentro. E io ho ottenuto io la disabilità durante la pandemia, vi ricordate? La delega non l'ho voluta dare, perché io ogni volta che ho fatto un DPCM, prima di chiudere, duravano un sacco, dovevi parlare presenti regioni, sindaci, dovevi parlare con le forze politiche, una cosa estenuante, perché voi immaginate, mai era stato fatto. Adesso per fortuna, avete visto, la Corte Costituzionale ha detto che i decreti DPCM completamente legittimi hanno fatto una cagnara indegna le opposizioni e anche alcuni soloni accademici, quando non hanno capito che se devi salvare un paese puoi metterti a fare una cagnara indegna. Ma con quale responsabilità? Con quale responsabilità tu ti predisponi a dare un contributo in pandemia e invece pensi solo al sondaggio, al consenso? E quindi che succede? Che siccome i sondaggi cambiano, cambi completamente posizione. Quindi un giorno si chiude, un giorno si apre, un giorno si chiude. Se avessimo seguito alcune di queste forze politiche che ancora adesso che dobbiamo completare la campagna vaccinale non si è ancora capito che posizione hanno. Io non ho ancora capito. Adesso siamo arrivati all'ultimo, io non faccio polemiche, però è un fatto oggettivo. La Lega, che in questo momento si è assunta la responsabilità di governo, adesso ci dice no, ma Green Pass sul decreto, cioè libertà di coscienza. Ma io dico libertà di incoscienza. Perché se dopo un anno e mezzo non hai ancora capito e non esprimi una posizione chiara, forte,
e non dai un contributo, tu che hai un ruolo politico, e tu esponente della Lega, e no, hai un ruolo politico, devi contribuire a dare chiarezza al paese. Se dopo un anno e mezzo e più sei ancora nell'incertezza e nell'ambiguità, questa non è polemica, eh? Qui c'è da salvare il paese, è un fatto serio. Voi lo sapete, a me le polemiche non interessano. Però dico, assumete una posizione chiara, scacciate via le ambiguità, le incertezze. No, ni, forse, vorrei, non vorrei, posso, voto così al Consiglio dei Ministri, dopo il Parlamento in un altro modo, in Commissione, un altro. No, no, non va bene, sono atteggiamenti non responsabili. E allora, dicevo, tornando prima, è importante coinvolgere tutti. Il paese, se non ci muoviamo tutti insieme, lasciamo indietro. Io non vi lascio. Sono qui per questo. Il paese deve muoversi insieme. Persone, addirittura intere fasce di popolazione, non possono essere lasciate ai margini di questa nostra bellissima comunità, di questo bellissimo paese. Abbiamo dimostrato che si può fare, e addirittura, ecco la cosa sconvolgente per chi la pensa diversamente, per chi ama che i ricchi diventino più ricchi e i poveri più poveri, la cosa forte, sconvolgente, è che abbiamo dimostrato che in piena pandemia riusciamo a non lasciare nessuno indietro. Questa cosa abbiamo segnato uno spartiacque nel paese, perché quando noi in piena pandemia, senza risorse, avevamo un debito pubblico pazzesco, si parlava solo di spread, sembrava che non prendessimo il MES saremmo morti tutti quanti, che erano 20-30 miliardi, abbiamo fatto manovre di 115 miliardi, abbiamo fatto 3-4 leggi di bilancio, dimostrando anche nel periodo più duro che si può, se vuoi, e lavori per l'intera comunità nazionale, non lasci nessuno indietro. E d'ora in poi bisogna far così, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo dimostrato. Quindi adesso, se vogliono creare diseguaglianze, se ci sono politiche che se ne infischiano che non c'è ancora una reale parità uomo-donna, che se ne infischiano dell'esistenza di persone con disabilità, per cui bisogna lavorare sempre e continuamente per cercare di creare loro percorsi di vita indipendente, per riconoscere ad esempio il provvedimento cui teniamo tanto, il caregiver. Perché? Perché immagino anche per te, quando c'è una persona con disabilità c'è sempre, sempre un familiare che sacrifica la propria vita per star vicino, giusto? Perché se no una persona con disabilità non va da nessuna parte. E allora diamo un riconoscimento giuridico a questa persona, prendiamo atto della realtà, che c'è una persona, più spesso familiare, che si dedica alla persona con disabilità, che lo affianca quotidianamente e si sacrifica. Prendiamone atto, riconoscimento giuridico con tutte le conseguenze. Questo è un paese civile e noi ci batteremo perché questo paese sia civile, perché ad esempio non lasci fuori dalla prospettiva e da una cintura di protezione persone che vivono nella povertà più assoluta. Poi ovviamente Valentino, e io spero che veramente possiate premiare questa proposta, Valentino, Marco e tutti gli amici si impegnano anche ad offrire, perché vedete, questo ad esempio dipende dai comuni, quindi dipende dal sindaco che sceglierete. Ci sono persone che percepiscono il reddito di cittadinanza? Allora loro mi chiedo, da nord a sud, mi vengono a parlare, Presidente, dateci dignità sociale. Loro vogliono lavorare. Allora ci sono i progetti utili per la collettività. Quindi anche se in attesa che arrivi una nuova occupazione, per coloro che possono essere occupati, perché alcuni sono persone molto anziane, pensioni di cittadinanza stiamo parlando, le persone con disabilità hanno semmai difficoltà a lavorare, in quella platea di beneficiari si calcolano anche i bambini che non possono lavorare, però quelli che possono lavorare
rivendicano anche dignità sociale. E allora, quindi, bisogna lavorare la nuova amministrazione comunale intelligentemente, responsabilmente, lavora per offrire progetti utili per la collettività. Così loro si sentono pienamente partecipi di questa comunità e non delle persone che vengono viste con lo sguardo obliquo. Chiaro, dobbiamo quindi lavorare per la transizione ecologica, transizione digitale, inclusione sociale. Adesso i soldi ci sono, se date a noi sostegno, sia a livello delle singole comunità, ma io vi dico anche a livello del progetto nazionale, della politica nazionale, sappiate che se ci sostenete noi saremo più determinati, più coraggiosi di prima, perché abbiamo le idee chiare, abbiamo affrontato anche una pandemia tutti insieme e non ci ferma più nulla, non abbiamo paura di nulla. Quando si tratta di fare il vostro bene, ve l'abbiamo dimostrato. Noi siamo a tempo pieno per voi. Possiamo commettere degli errori, ma io dico sempre, saremo sempre, sarò sempre con il Movimento 5 Stelle in condizione di tornare qui, su questa piazza, guardarvi in faccia con umiltà. Se abbiamo commesso un errore, lo diremo. Abbiamo commesso purtroppo un errore, signori. Ma state tranquilli che da noi non avrete mai un errore in mala fede o per corruzione, disonestà, perché c'è stato un tornaconto personale, perché abbiamo pensato ai nostri interessi di bottega, questo mai. Ecco perché sono d'accordo con Valentino, l'onestà è un prerequisito, ma non è che dici ah, tu sei onesto e ti assumi la responsabilità di governare questa città o il paese, non è sufficiente. L'onestà dovrebbe essere un prerequisito di tutti, cioè bisognerebbe che chi si affaccia a questa responsabilità abbia ben chiaro che si lavora, come dice la Costituzione, con onore e disciplina. Onore e disciplina. Amici e amiche, io vi mando un forte abbraccio e vi invito due cose. Uno, quando mettete quella benedetta X, mettetela dove vi pare, ma pensateci bene. Ma voi siete, guardate, nel chiuso dell'urna avete la massima libertà. È il più grande esercizio di democrazia. Però quando dico dove vi pare, fatelo responsabilmente, perché poi se l'Italia, noi abbiamo fatto delle cose, ripeto, in piena pandemia, abbiamo investito sulla scuola come mai in passato, abbiamo investito nell'università, nella ricerca, da quest'anno ci sono 3.000 nuove imprese iscritte nel registro, adesso sono aumentate perché 3.000 era fino a qualche settimana fa, nel registro delle imprese, start-up, con i fondi per l'innovazione che abbiamo creato, cioè voglio dire in piena pandemia, quando si lavora per il bene vostro, si fanno delle cose che andavano fatte in tempi ordinari, quando c'erano veramente i soldi e li hanno buttati, è chiaro? Allora noi abbiamo dimostrato che tutto si può fare, quindi quando mettete la X, poi non ci lamentiamo, quella X forse in passato l'avete messa un po' male qualche volta, giusto? O lo vogliamo riconoscere, perché sennò sono sempre gli altri, quindi io vi chiedo qualcosa di più della X, aderite a questo progetto, condividetelo con noi, per condividerlo abbiamo aperto le iscrizioni, se andate a movimento5stelle.eu vi potete iscrivere liberamente, gratuitamente e potete partecipare a questa grande comunità, ci state dando una grande forza, c'è un'onda che sta crescendo. Io pensate, i primi giorni, quando ho detto no, io devo subito tornare nei territori, voglio parlare con le persone, voglio capire meglio il paese come sta, toccare con mano il termometro, i bisogni, le esigenze. Che cosa è successo? Ho detto ai collaboratori, ascoltate, non mi fate venire l'orticare, i comizi, questa cosa, i palchi, voi giù, eccetera. Abbiamo iniziato facendo delle passeggiate
e incontrato, era come si creava una fiumana di gente, pian piano che si ingrossava, una valanga. Adesso sono costretto per forza a salire su questo palco a usare questo microfono, sono rimasto senza voce e poi non vi vedreste. Ma questa è un'onda bellissima, c'è voglia di partecipazione, c'è voglia di realizzare un progetto di società migliore. Voi ci siete. E c'è anche riconoscenza. E se voi ci siete, insieme ce la faremo. Grazie Cisterna, grazie davvero.